Qualche giorno fa ero in live su TikTok e alcuni ragazzi, alcuni calciatori mi chiedevano: Gioele, ma che cosa dovrei allenare nel periodo estivo? Quindi adesso voglio dare una risposta esaustiva a questa domanda. Prima di entrare però nel tecnico, una piccola premessa. Il periodo di off-season, quindi quello estivo per il calcio, è un momento particolarmente delicato e soprattutto importante per un calciatore per due motivi principali. Il primo è che non c'è fretta, infatti non ci sono partite, non c'è l'allenatore che ha bisogno subito dei ragazzi. La seconda è che, non essendoci competizioni, non dobbiamo gestire la stanchezza oppure fare giorni di scarico perché altrimenti non arriviamo in condizione alla partita. Ecco che possiamo dare il via dei veri e propri carichi allenanti. Quindi spostare veramente l'asticella sul livello più alto delle nostre capacità fisiche. La prima cosa che ti consiglio di fare è il punto della situazione. Vedo tanti ragazzi che vanno avanti per abitudini, che fanno delle cose un po' a caso, senza un reale criterio. Mentre invece ritengo importante che ogni giocatore sappia dove si trova in questo momento e che cosa vuole ottenere da se stesso e nel futuro. Quindi prendi un foglio e rispondi a queste tre domande. La prima è: come è andata questa stagione? Che cosa hai fatto bene? Che cosa invece potevi fare meglio? E mi raccomando, non essere troppo duro con te stesso. Due: come vuoi che vada la prossima stagione? Che cosa vuoi ottenere? Vuoi giocare di più? Vuoi giocare meglio? Vuoi essere più resistente? In poche parole, scrivi nel dettaglio come vuoi vivere la stagione 2023-2024. Terzo, questa è la più importante. Che cosa ritieni fondamentale fare per raggiungere gli obiettivi che hai scritto nella domanda numero 2? Se per esempio hai scritto voglio essere più resistente senza andare in affanno già dopo il terzo sprint, che cosa pensi di fare per raggiungere questo traguardo? Quindi fai questo per ogni obiettivo che hai scritto nella domanda 2. Secondo punto da vedere invece è che cosa allenare poi nel pratico. Se hai risposto a queste tre domande, sicuramente hai già una buona linea guida su quelle che sono le tue priorità, che è di vitale importanza perché già ti dà un'idea di che cosa dovrai allenare maggiormente e di cosa invece meno. In generale, tra le capacità fisiche che ti consiglio di andare a sviluppare nel periodo estivo, troviamo la forza massima, cioè la capacità di spostare alti carichi ed è la base di tutte le altre espressioni di forza. È molto difficile da allenare nel periodo invernale, quindi nella fase in season. Ecco che l'estate diventa un periodo ottimale per andare a svilupparla, soprattutto se hai dai 16 anni in su e hai già una buona esperienza dei vari esercizi di muscolazione. Non è che se hai meno di 16 anni non puoi allenare la forza. Assolutamente no, però capisci bene che se non hai mai svolto, per esempio, uno squat, andare a caricare un alto peso non è propriamente indicato. Quindi, se hai meno di 16 anni, non hai esperienza di esercizi di muscolazione, tra i quali squat, stacco, piegamenti, trazioni, inizia prima ad apprendere correttamente la tecnica di esecuzione e poi dopo, piano piano, inizia ad aggiungere dei carichi importanti. Seconda capacità da sviluppare invece è l'ipertrofia, cioè l'aumento della massa muscolare, ovviamente in modo funzionale. Perché un po' di fisicità in più comunque sia può essere utile anche a un calciatore, soprattutto se gioca nei ruoli di difensore centrale attaccante. Terzo, la velocità. I tempi di allenamento della velocità sono molto lunghi e portano un grande dispendio sia di energie fisiche che mentali, ma anche appunto temporali. Le tecniche per il miglioramento di questa capacità sono da fare sia in palestra che al campo, quindi ci dovrà essere, mi raccomando, la copresenza di entrambe le tipologie di allenamento. Altra cosa poi da fare è lo sviluppo della mobilità articolare, spesso trascurata per motivi di tempo durante l'anno, ma inserire routine di riscaldamento rivolte proprio a questa capacità ti sarà utile. Quindi aumenta i gradi di mobilità delle tue articolazioni, in particolare della caviglia, perché così andiamo a mettere in sicurezza il ginocchio, e quella dell'anca, così andiamo a evitare magari problemi come il mal di schiena. Infine, non ti dimenticare poi anche di mobilizzare le spalle, il collo e il tronco. Altra cosa da allenare invece è il core stability. Anche questa è importante che venga sviluppata non soltanto per un discorso di prevenzione infortuni, ma anche di miglioramento prestativo. Infatti, la parte centrale del corpo partecipa a dare stabilità nei vari movimenti esplosivi, quindi nei cambi di direzione, accelerazioni, decelerazioni, colpi di testa. Inserisci così esercizi specifici per rinforzare addominali e tronco e non basarti soltanto su esercizi statici ma anche dinamici, e di torsione, importante per il trasferimento corretto del peso. Poi abbiamo la resistenza. Anche di questa, come nella forza, ne esistono di diversi tipi. In ogni caso, nel periodo estivo puoi concentrarti anche sull'aumento di volume, per cui fare metodi come la corsa continua con variazioni di ritmo, e poi man mano che ti avvicini all'inizio della preparazione magari inserire lavori a più alta intensità. Agility, cioè capacità di spostarti e cambiare direzione velocemente, molto collegata sia alla velocità che alla forza esplosiva, ma che ti permette poi di spostarti in modo molto veloce
veloce sia con che senza palla in campo. Infine, ultima ma chiaramente non meno importante delle altre, anzi, è la forza esplosiva, la forza veloce, la potenza muscolare. Tutte e tre fondamentali per esprimere al massimo le potenzialità atletiche di un calciatore. In che percentuale allenare ciascuna di queste? Cioè, devo dare più spazio alla forza massima o alla forza esplosiva, alla velocità o alla resistenza? Qua dipende, non c'è una regola. Tutto sta nel capire di che cosa tu hai realmente bisogno. Se hai risposto infatti in modo intelligente alle domande del punto 1, saprai già dare una direzione. Se però dopo tutte queste informazioni non sai ancora dove mettere mano, oppure hai paura di sbagliare mandando all'aria questi 2 mesi molto importanti, o ancora vuoi essere sicuro di fare le cose nel modo giusto, ho creato appositamente Estate Pro 2.0, un programma di allenamento da fare in off season, quindi nel periodo estivo, per arrivare al top della condizione nella stagione 2023-2024. Qui ogni seduta è progressiva rispetto alla precedente e all'interno trovi tutto quello che un calciatore ha bisogno per raggiungere una condizione atletica ottimale, così da arrivare alla preparazione di agosto in forma, in grado di mettersi in mostra agli occhi dell'allenatore e poi anche di evitare infortuni che sono maggiormente presenti nei primi giorni di preparazione. Lo trovi nel link in bio o nella descrizione di questo video. È strutturato su 10 settimane di allenamento per un totale di 40 sedute e più di 90 esercizi diversi, tutti quanti cliccabili per vedere la corretta esecuzione. È necessaria chiaramente una palestra per i lavori di forza, mentre velocità, resistenza e cambi di direzione possono essere fatti all'aperto. È adatto sia a maschi che a femmine da 15 anni in su. Bene, io ti saluto e ti auguro un'estate piena di allenamento, ma soprattutto di miglioramenti. Seguimi o iscriviti al canale se l'argomento di preparazione fisica nel calcio è di tuo interesse e ci vediamo alla prossima.